Buonasera a tutti e grazie a voi, ma soprattutto in questo caso grazie a Michele Vespa. Devo dire, so bene qual è il suo calendario, in qualche modo lo scriviamo tutti sui giornali, siamo tutti molto, quindi comprendiamo l'enormità delle pressioni che ci sono su di lui. Francamente non posso che ringraziarlo per il fatto che abbia trovato il tempo. Vediamo anche come si dice, che non sei bidonato, nel senso che, come dire, ti aspettavamo la domenica esattamente il 21 novembre, ma tu eri negli States e quindi la giustificazione era ferro, pubblica e tutto. Quindi... Però con Schwarzenegger. Esattamente. Beh, adesso invece francamente siamo davvero molto contenti che tu abbia trovato il tempo di fare un passaggio qui. Ti prendo due cose rapidissime. Primo, non so se tu conosci la Casa della Cultura, perché penso che ci abbia passato. Insomma, tu sei in Bari, insomma. Allora, questa è, la dico in due parole, una delle poche cose in Italia che restano della grande storia dell'antifascismo e della Resistenza. E dico, cosa ancora più stravagante, rivendica la continuità di quella storia. E devo dire, ci sta benissimo rivendicando quella continuità. Lo posso garantire in questo modo che è molto semplice. La seconda cosa che devo dirti, questa è una scuola di cultura politica, è una scuola di cultura politica che non è stata pensata per spiegare come si fa ad andare in televisione o neanche per fare una parata di stampa, pensata per ragionare sui fondamenti della cultura politica, e ti posso garantire anche su questo che funziona benissimo. Poi starà a loro dirlo, insomma, ma mi sembra francamente di poter dire che funziona benissimo, e questo devo dire qualcosa, mi sembra, di una qualche importanza rispetto a tante cose che sono accadute negli ultimi anni. Queste due cose invece me le volevo dire. Detto questo, francamente io non voglio aggiungere niente, perché, come dire, la parola a te, insomma, ecco, tu, come dire, la tua lezione francamente l'aspettavamo molto, molto curioso di ascoltarti, discutere, ragionare con te. Vediamo se, so che peraltro tu poi hai l'impegno alle 10:30 addirittura, non so se ti lasceremo scappare via, vediamo un attimo, via, a te la parola. Ma ce lo organizziamo. Tu fai il primo intervento di sì, quanto... quello che tu richiedi, ti lascio sotto le dita. Fai quello che ti è necessario per introdurre, come dire, il ragionamento, e poi vediamo fino a che possiamo, come dire, stare con te a discutere su questo. Prego. Ma io ti ringrazio intanto per questa lunga attesa. Novembre ha fatto un po' di ritardo, e anche per l'occasione che mi date di un confronto. Devo dire che penso che tutti quanti noi viviamo un discreto disagio di fronte al fatto che la politica, tutta la politica, appare completamente inadeguata rispetto ai dilemmi e alle sfide di questo passaggio d'epoca che sta vivendo il mondo. Pensate soltanto a quello che è accaduto nelle ultime settimane, in due luoghi differenti del mondo, il Giappone e il Mediterraneo. Fatti di storia e di geografia, avremmo detto con un linguaggio scolastico, che indicano un mutamento vorticoso della vicenda storica in generale. Il mappamondo si è schiantato nel Mediterraneo. La costa sud e la costa orientale del Mediterraneo sono attraversate da un sommovimento epocale che dice qualcosa su quelle società e dice molto di noi, che ignoravamo tutto di quelle società, che avevamo ridotto alla misura di una specie di club mediterraneo, luoghi esotici delle vacanze, e che avevamo quasi dimenticato che il Marocco, ancora oggi, la Tunisia, l'Egitto, fossero società rette da regimi dittatoriali. Io ho trovato molti amici miei sconvolti dalla scoperta che in Tunisia ci fosse un dittatore come Ben Ali, perché la Tunisia è
Gerba, esso us, Mamet, Nabel, e la vacanza esotica. E scoprire questo, diciamo, pezzo di realtà è indicativo di quanto la nostra vita quotidiana sia ormai assuefatta a un discreto grado di ignoranza delle cose fondamentali del mondo. Lo dico perché quelli della mia generazione, durante gli anni della loro adolescenza, erano tutti esperti di geografia, oltre che di storia. Potevamo disegnare la cartina geografica dell'America Latina, indicare paese per paese il nome del dittatore, del gorilla, perché la politica era, come recita il titolo di un bellissimo libro di Luciana Castellina, era la scoperta del mondo, era innanzitutto entrare in confidenza con il mondo. Sono vicende lontane, tuttavia partecipare alle passioni, per esempio, della gioventù argentina o della gioventù cilena fu molto formativo per noi. Pensate che significa essere i dirimpettai di società di cui non sappiamo nulla. Non solo noi, ma neanche coloro che vengono pagati per essere servizi di intelligence. Pensate quanto sappiamo della Libia. A oggi intuiamo che c'è una specie di potenziale o effettuale guerra civile tra la popolazione residente nella Tripolitana e la popolazione residente nella Cirenaica. Sappiamo molto poco dell'organizzazione tribale della Libia e a poco avevamo smarrito la consapevolezza di che cosa fosse Gheddafi, perché tutto sommato Gheddafi era un po' come l'archetipo del benzinaio sotto casa nostra, oltre che, diciamo, lo spazzino che ci liberava da quella sporcizia rappresentata dai migranti, uso il lessico che si ascolta normalmente a Radio Padania, perché qualche volta mi è capitato di sintonizzarmi perché ero curioso. Quando parlano dei migranti, talvolta ho sentito usare l'espressione derattizzare, e insomma. Ma questo Mediterraneo che sta cambiando è il problema più importante che noi abbiamo di fronte. Poi parlerò del Giappone. Perché? Perché l'Europa si è improvvisamente lacerata e ferita, ha perso la propria prosopopea, le proprie grandi ambizioni, non solo quelle che sono state costruite dalla migliore sinistra europea, da Willy Brandt, da Olof Palme, da Enrico Berlinguer, ma anche dalla classe dirigente che noi abbiamo combattuto, quella che ha avuto in Helmut Kohl il suo più significativo rappresentante. Tutta quella classe dirigente progettava l'unificazione politica e l'allargamento dell'Unione Europea. Questo progetto si è progressivamente illividito e spento e poi si è come stracciato, e oggi volano appunto gli stracci tra Italia e Francia, ed è assolutamente emblematica la rottura dell'asse tra Francia e Germania relativamente a chi guida la coalizione dei volenterosi nella guerra di Gheddafi e relativamente a chi ipotecherà le fonti di greggio, il controllo sui luoghi strategici delle risorse energetiche, no? Questa è, guardate, la dico in maniera semplice, lo dico così, come se fosse un fumetto, se io fossi l'Europa, che cosa avrei fatto? Questo è l'unico modo che io conosco per affrontare il problema della sinistra e del centro-sinistra. Non ne conosco un altro.
quello che riguarda il carattere mio, il carattere di Bersani, il carattere di D'Alema, questa specie, diciamo, di riduzione della politica a una dimensione di psicopatologia, io non la condivido molto, non la capisco e non so orientarmi se questo è il livello della discussione. Invece mi interessa partire dall'Europa. Allora, se io fossi l'Europa, intanto di fronte alla crisi economica e finanziaria, forse avrei detto c'è bisogno di cambiare proprio marcia, perché l'Europa non ce la fa. E come si sta regolando? Si sta regolando strozzando il welfare, cioè l'Europa sta affrontando la crisi fuoriuscendo dall'Europa, fuoriuscendo dalla civiltà europea, fuoriuscendo da quello straordinario compromesso tra capitale e lavoro che aveva fatto dell'Europa il continente non solo dei diritti di libertà, ma anche dei diritti sociali. E quindi, allora bisognava fare un'altra cosa. Cosa bisognava fare? Il federalismo europeo, forse. Riprendere la traccia di Altiero Spinelli al confino di Ventotene, l'utopia degli Stati Uniti d'Europa. Perché? Perché se noi facessimo l'esercito europeo e abolissimo gli eserciti nazionali, soltanto per questa via risparmieremmo, credo, all'incirca 100 miliardi di euro. E potremmo immaginare che il tema del fisco è credibile, sia affrontato a livello europeo, e il tema degli ammortizzatori sociali deve essere riqualificato e ripensato a livello europeo. E il tema del diritto al lavoro, ma anche del diritto al reddito, devono essere affrontati a livello europeo, in chiave continentale. Quindi, la prima cosa che farei, rilancerei il progetto europeo. La seconda, correrei a Istanbul ad abbracciare i turchi e a dirgli venite in Europa, perché così si sconfigge il fondamentalismo islamico, accorgendosi che in Turchia e in Albania il mondo dell'islamismo radicale sta provando a fare una nuova semina e noi abbiamo la politica al posto della guerra, che è il metodo più intelligente per sottrarre terreno ai fondamentalismi. E poi vorrei dire, lo dico in una città come Milano che si è così rattristata negli anni della Moratti, Istanbul in un'Europa cupa e un po' mortuaria è una delle poche grandi metropoli che sanno parlare di futuro, è la città più viva d'Europa, più effervescente, più curiosa, più aperta, più innovativa. Sembra Berlino Istanbul di oggi. Abbiamo bisogno di farci, come posso dire, tonificare dal contatto con quella storia e con quella cultura. E così per i Balcani occidentali. Cioè, toglierei il freno a mano e pigerei il tasto dell'acceleratore per riprendere il processo di allargamento dell'Unione Europea. Farei di più, dico una cosa scandalosa. Busserei alle porte di Israele e busserei alle porte della Palestina e direi loro, associatevi all'Unione Europea, uno status specifico, diciamo che va oltre l'amicizia e non è la partecipazione all'Unione Europea, ma lo status di associati all'Unione Europea, perché l'Europa ha 20 anni di latitanza rispetto alla crisi mediorientale e al conflitto arabo-israeliano. E poi mi occuperei di tutto il Mediterraneo, forse immaginando che l'Europa è morta quando ha dimenticato che le sue radici sono nel Mediterraneo. L'Europa si è costruita mettendo i piedi in testa al Mediterraneo, ma l'Europa è il Mediterraneo. Le nostre radici culturali, io anche qui se posso dire, quando il Papa, l'altro, il Papa polacco, Wojtyła, ha posto il tema delle radici, lui voleva che si scrivesse il riferimento alle radici giudaico-cristiane dell'Europa, noi ci siamo spaventati immaginando una cifra integralistica sulla costruzione europea e ci siamo accontentati però della tipica mediazione dei francesi, che è una mediazione agnostica, diciamo, secondo
la cultura loro. Il problema invece è che avremmo dovuto accettare la sfida per pronunciare il riferimento alla molteplicità delle radici europee, che sono certo dentro le tre religioni monoteistiche che sono nate nel Mediterraneo, ma sono anche radici legate per esempio alla civiltà greca, ma anche legate in tempi più recenti alla civiltà dei Lumi, ma anche legate alla civiltà del movimento operaio. Avremmo dovuto, e invece, perché la nostra ossessione è stata la moneta e l'Europa oggi è soltanto un euro, non è un luogo politicamente significativo. Vedete perché ci siamo trovati completamente impreparati? Perché l'Egitto ci interessava come mercato, la Libia come il poliziotto che drenava i migranti nei propri lager o li sperdeva nel deserto, la Tunisia, il Marocco, un po' di affari e molto turismo, ma poi nessuna curiosità per quello che accadeva lì e nessuna indignazione per i 150.000 algerini che sono stati sgozzati nel giro di un decennio dalle forze dell'integralismo islamico. Cioè, l'Europa oggi dovrebbe ripensarsi come euro-mediterraneo e la lotta politica dovrebbe avere l'euro-mediterraneo come la propria arena naturale. È importante indicare il luogo in cui si fa politica, perché altrimenti è difficile capire per che cosa ci si batte. L'Italia non è sufficiente come dimensione della lotta politica, perché siamo un pezzettino, un tassello di un mosaico molto più complesso. I nostri avversari operano sullo scacchiere mondiale permanentemente. Indico un mio avversario perlomeno, Sergio Marchionne. Non è un avversario che ha una dimensione nazionale, è un avversario che costruisce tutta la sua strategia su un campo planetario. E quindi non è possibile che la sinistra è nata da uno slogan, proletari di tutti i paesi unitevi, ed è morta dentro i confini dello Stato nazionale. L'avversario della sinistra, invece, ha realizzato lo slogan capitalisti di tutto il mondo, unitevi. E si sono uniti bene e nell'epoca della finanziarizzazione del capitalismo hanno fatto molti danni all'umanità e al pianeta. Allora, questo è il primo punto. La politica che per esempio in queste ore discute dell'intervento militare in Libia con la lente del conflitto interno alla maggioranza, del posizionamento di Bossi, della codardia di Berlusconi, io lo trovo intollerabile, vi assicuro. Non si rifonda niente, non si rifonda nessuna cultura politica se di fronte al nodo pace-guerra non si è in grado di discutere nel merito delle questioni e non di bassa cucina. Possibile che anche la guerra è soltanto l'idea di uno schieramento pro o contro Berlusconi e non è il tema della guerra, il tema della sua ragionevolezza o irragionevolezza, il tema del rapporto tra i mezzi e i fini, delle conseguenze che ci possono essere, un ragionamento razionale. È possibile che noi non poniamo il problema dopo gli anni della guerra infinita, dopo gli anni del Medio Oriente texano, dei Bush, il problema di come si ricostruisce il diritto internazionale? Ecco, vi dico, io sono favorevole alle ingerenze. Penso che bisogna ingerirsi quando c'è la violazione di diritti fondamentali. Il Novecento, dal punto di vista della teoria della non ingerenza negli affari interni di uno Stato, per me è proprio finito. Non sono più disponibile a tacere della violazione dei diritti umani in qualunque parte del mondo, in Italia come in Cina, negli Stati Uniti d'America come a Cuba, a Guantanamo come in qualunque altro posto. Non sono più disponibile e penso che dobbiamo immaginare le forme e le regole per l'ingerenza. Ma non mi dite
che l'ingerenza debba coincidere con la guerra. Perché, francamente, la guerra immediatamente propone tutte le contraddizioni che la regolano. Primo, perché la facciamo in Libia e non la facciamo nel Bahrain? Perché la facciamo in Libia e non la facciamo, non voglio dire con la Cina, perché insomma la sproporzione è già evidente. Ma perché? Ma perché abbiamo fatto la guerra in Iraq ed eravamo alleati dei pakistani? Eppure Al-Qaeda nelle scuole coraniche del Pakistan ha costruito e ha allevato schiere di terroristi. Quindi ci vuole una regola. Bisogna capire qual è la fonte del diritto internazionale, come si costruisce una polizia che abbia i compiti dell'ingerenza e come si definisce, diciamo così, in astratto, qual è il modo di operare. Ecco, io questo voglio dire. La politica può discutere di questo. È finita, la destra ha avuto un'ambizione ideologica e anche un'ambizione di comando straordinaria. Mai nella storia umana si era giunti a teorizzare la guerra infinita. La guerra come strumento di stabilizzazione di un mondo instabile. La globalizzazione, nel momento in cui non convince più, esibisce tutte le contraddizioni sociali dilaceranti del pianeta, ha bisogno di un altro paradigma di governo del mondo, la guerra infinita. E noi non siamo in grado di mettere in campo la pace infinita che non sia quella dell'oltretomba. Cioè non siamo in grado di immaginare un percorso per il quale la politica torna a essere strutturata come un'alternativa ontologica alla guerra. Io penso che qualcuno si interroga sulle ragioni della sconfitta della sinistra, e non solo in Italia, in tanta parte d'Europa. Credo che le debba trovare qui. La destra ha fatto tutte le sue operazioni ideologiche e la sinistra è stata a giocare di rimessa, in una condizione di subalternità culturale rilevante. Giappone. Allora, vi dico un motivo per il quale i riformisti e i radicali devono smetterla entrambi di vivere di glorie. Le glorie e le verità del passato. No? Vedete, se pigliamo Fukushima, per me è troppo divertente prendere qualunque riformista e rinfacciargli l'arretratezza culturale, visto che i riformisti sono stati prevalentemente scatenati fan del nucleare, dell'energia atomica. Io ho cominciato da ragazzino con i più importanti esponenti del Partito Comunista di Milano, allora erano nel Partito Comunista, fratelli Borghini, poi hanno avuto delle evoluzioni, e il tema del nucleare era assunto come il tema della modernità. Nucleare uguale modernità. Noi sappiamo che il nucleare è uguale archeologia industriale, con 100 anni di centralità del tema della fissione dell'atomo e di finanziamento legato ai combustibili fossili e al nucleare. E per quelli come me che parlavano di solare e di eolico, era molto complicato, diciamo, avere l'agibilità politica. Non so, Barbara, se tu c'eri quella volta che a Frattocchie si riunì la Commissione Ambiente del Comitato Centrale del Partito Comunista Italiano con il segretario Alessandro Natta e con il guru dell'energia nucleare che era Felice Ippolito, che era un grande personaggio, lo dico ai più giovani, era un grande personaggio perché era un nuclearista in totale buona fede e aveva voluto portare l'Italia dal punto di vista dell'approvvigionamento energetico in una condizione di autonomia dagli Stati Uniti d'America e aveva subito anche un'incarcerazione assolutamente illegittima, quindi era un eroe, però incarnava il mito, diciamo così, luciferino di una sinistra che deve correre come il treno di cui parla Carducci, la locomotiva del progresso. E poi eravamo leninisti. E che cos'era il comunismo? I soviet più l'elettrificazione. E come si fa l'elettrificazione?
con le centrali nucleari, insomma era... Allora, io farei subito, diciamo, a dire a un riformista, scusa, ma perché il riformismo nelle culture politiche della sinistra e del centro-sinistra è l'ultimo a fare i conti con la contraddizione ambientale? Ma se fossi un riformista direi al radicale, ma perché? Mentre smantellavano il welfare, smantellavano e cambiavano le regole del mercato del lavoro, tu, radicale, hai soltanto difeso quello che c'era prima e non ti sei misurato anche sulle contraddizioni di quello che c'era prima. Se posso fare un esempio, il welfare non andava difeso così com'era. Il nostro welfare aveva due difetti, o due pregi, non lo so, va storicizzato. Era un welfare lavorista ed era un welfare paternalista. Che cosa voglio dire? Era il welfare che aveva il mito della piena occupazione, del lavoro per tutti. Oggi, alla luce di 20 anni di movimenti giovanili, sappiamo che il welfare va ridisegnato a partire da un altro diritto. Siccome il diritto al lavoro non è esigibile, e dobbiamo lottare perché sia esigibile, ma dobbiamo rendere immediatamente esigibile il diritto al reddito. Non si può immaginare che in Europa ci sia una intera generazione che fa fatica a poter prevedere un percorso verso il futuro e che in alcuni paesi dell'Europa, come l'Italia, si possa parlare di un'intera generazione come della generazione del lavoro mai. Se il lavoro mai, allora lì c'è un problema sociale che si chiama diritto al reddito. E il diritto al lavoro e il diritto al reddito devono essere incrociati nel disegno del nuovo welfare. Così come il vecchio welfare era paternalista, era scritto e pensato da maschi, e pensava, diciamo, sostanzialmente, di fronte alla platea dei bisogni, di dare un'assistenza. Immaginava le persone, soprattutto le persone più bisognose, faccio l'esempio dei disabili, come dei terminali di un flusso assistenziale. O, nella versione talvolta più antipatica, come dei terminali muti di un flusso di carità pubblica. Beh, noi abbiamo imparato proprio dalle persone diversamente abili che questo non è il tempo della pietà, fortunatamente, è il tempo del diritto, e che la pietà è la forma più sottile di violenza e di discriminazione che esibisce chi pensa di essere titolato ad avere pietà nei confronti di qualcun altro che viene considerato degno di pietà. Fortunatamente la pietà, diciamo così, quella intesa non nel senso della pietas cristiana, che è una forma suprema di amore, ma la pietà oggi viene guardata con distanza critica e anche con un ragionevole disprezzo. Spero che questo non preluda al fatto di entrare compiutamente nell'epoca della empietà, nel suo contrario, sì, perché quelli come me che hanno passato la vita a combattere contro la pietà, per esempio, non pensavano di finire in un regime dell'empietà. Quelli come me che hanno lottato per tutta una vita contro la tolleranza, perché consideravano la tolleranza il frutto più maturo della rivoluzione francese, la consideravano, almeno da Herbert Marcuse, dalla scuola di Francoforte, da Pierpaolo Pasolini in poi, come la forma attuale di discriminazione, perché chi tollera è sempre un gradino più su di chi è tollerato e mi deve spiegare perché lui che tollera e io sono quello tollerato o viceversa, però non pensavo che questo significasse giungere a teorizzare l'intolleranza e a vivere in un regime dell'intolleranza. E sbaglia la sinistra quando dice tolleranza zero, perché in un mondo complicato e complesso bisogna avere molti gradi di mediazione per capire gli altri, per non averne un mito negativo, e invece appunto viviamo in un mondo regressivo. Tuttavia,
Quello che intendevo dire è che il welfare a cui dovremmo por mano è un welfare che non dà una stampella o una protesi, che sono, diciamo, gli ausili minimi, quelli materiali, dà le chiavi per poter ciascuno nelle proprie condizioni guadagnare la propria autonomia. Autonomia è il cuore che viene anche dalla lotta e dal pensiero politico della differenza di genere. Autonomia, valore a ciascun percorso di autorealizzazione. Questo è il punto. E poi ci sono altre considerazioni su perché il welfare andrebbe ripensato, ricostruito. Allora, amici e amiche, compagni e compagni, che cosa è successo? È successo che la sinistra, il centro-sinistra, chiamatelo come volete, primo, ha staccato la spina dalle cose del mondo, si è occupato sempre meno di storia e di geografia, lo dico nel senso che ha avuto sempre meno le coordinate per confrontarsi in tempi reali con quello che accadeva nel mondo. Ma scusate, quelli che hanno un po' più i capelli bianchi, ma era possibile questo 30 anni fa? La coscienza politica come si formava se non innanzitutto in relazione al mondo, no? Quella cosa che ci siamo detti tante volte, di quel piccolo triplice, quadruplice provinciale che si chiamava Antonio Gramsci, che finiva nel 1918-19 le riunioni a notte fonda alla Camera del Lavoro di Torino, e raccontava sempre di quell'operaio analfabeta che aveva l'ansia di chiedergli che succede in Giappone, in un'epoca in cui forse il Giappone una volta gli era capitato di vederla in qualche cartina geografica, in qualche rara mappa o in qualche raro mappa mondo, in un'epoca senza la televisione, chissà che cos'era il Giappone per lui. E Gramsci dice: ecco che cos'è un comunista, oggi potremmo dire una persona di sinistra, è innanzitutto uno che non può essere se non partecipe delle vicende del mondo. E voi lo sapete, l'ho detto tante volte, il Grande Fratello, quello che vediamo in TV, è la rappresentazione plastica del mondo berlusconiano proprio per questa ragione, perché esibisce in maniera assolutamente felice, direi narcotizzata, la separazione dal mondo, perché le finestre sono false, perché non c'è nessuna relazione con quello che accade fuori. Quando uno sta nel Grande Fratello non lo sa e non lo deve sapere che forse arriva la nube radioattiva da Fukushima, non sa che in una miniera del Cile si perdono dei lavoratori e il mondo intero trema per la loro sorte, non sa che cosa succede a Tripoli, no? Ma che cos'è la vita lì attorno all'ombelico di lui o di lei ai loro fianchi e alla pornografia istituzionalizzata di una TV che educa a chiudersi dentro una dimensione appunto di edonismo ignorante, miserabile, no? Allora, la sinistra o costruisce l'alternativa al Grande Fratello, cioè o spacca quelle finestre finte e ricostruisce il rapporto col mondo, con la storia e con la geografia, oppure semplicemente non ha significato. Se la sinistra pensa di essere una percentuale elettorale, una partecipazione al talk show e una effervescente vicenda di leadership, scusate, ma non ha significato. Si può chiamare sinistra, si può chiamare fungo, si può chiamare Giuseppe, si può chiamare coccodrillo, non ha significato la sinistra se non è insieme scoprire il mondo e partecipare alle vicende del mondo, essere dotti di Giappone e di Mediterraneo, di nucleare e di tutto ciò che riguarda la vita. Ecco, per questo io penso che bisogna proclamare che le dispute ideologiche tra riformisti e radicali sono insopportabili perché sono ripetitive, tautologiche e mute, perché non ci dicono niente del mondo, ci dicono tutto di come sono i radicali, di come sono i riformisti e di come passano la vita a detestarsi. E il centro-sinistra è vissuto così, no? Troviamo la sintesi, come la troviamo? Giochiamo a scrivere un programma dove dobbiamo fare il compromesso sugli aggettivi, sulla punteggiatura? Oppure facciamo un'esperienza di governo dove i riformisti sono, diciamo, quelli delegati a governare e i radicali sono quelli delegati
piangere, a poetare, a raccontare il dolore sociale. Era uno schema veramente di un altro mondo. Quello che voglio dire è che noi siamo dentro una storia completamente nuova, in un mondo completamente cambiato, e appariamo, come posso dire, come la miniatura nevrotica di quello che eravamo in un mondo vecchio, in una storia vecchia. Per questo non basta per il centro-sinistra costruire la più larga alleanza di questo mondo. Sono d'accordo. Dobbiamo andare in tutti gli accampamenti, in tutti i luoghi sociali, dobbiamo parlare a tutti. Mica dobbiamo parlare alle avanguardie ristrette, dobbiamo parlare a tutti, perché tutti crepano delle contraddizioni di questo modello di sviluppo. Tutti si prendono le malattie perché stiamo ingorgando le città, perché il modello industriale non viene ripensato alla luce della sostenibilità, perché la mobilità non è sostenibile. Tutti, quindi dobbiamo parlare a tutti, ma non semplicemente alleandoci tra di noi, ma ognuno di noi provando a fare questo passo dal mondo vecchio al mondo nuovo. Tutti siamo messi in discussione, tutti siamo stati sconfitti e tutti abbiamo il diritto, piuttosto che apparire dei patetici naufraghi che pure sulla zattera della medusa replicano le medesime risse del passato, abbiamo il dovere di innovare la nostra cultura e il nostro linguaggio, perché o la sinistra contro la fabbrica della paura che è stata la destra apre il cantiere della speranza, oppure continueremo a piangerci addosso.